Buongiorno e bentrovati. Oggi con questo video vedremo come in maniera molto semplice attraverso FitoPro possiamo lavorare, costruire le nostre chain di opzioni. In particolare vedremo come costruirle sul nostro indice FTSE MIB, perché questa sarà la prima parte di un video nel quale la seconda parte tratteremo come inserire le opzioni settimanali sul nostro indice, in quanto tutti sappiamo che le opzioni settimanali hanno un incremento fra strike di 100 punti, il primo mese di scadenza di 250 e poi più si va avanti con le scadenze e l'incremento strike è di 500 punti. Quindi diciamo abbiamo questa piccola particolarità che può creare delle difficoltà nella creazione delle chain delle opzioni. Allora, come primo passaggio andiamo a creare la nostra strategia, quindi strategy builder, selezioniamo il nostro indice FTSE MIB. Possiamo salvare o meno la nostra strategia e apriamo la nostra chain. Allora, come sempre, nella creazione delle opzioni abbiamo due possibilità. La prima, possiamo cliccare su Genera e dire di creare automaticamente o manualmente le nostre opzioni. Io posso indicare, ad esempio, come primo passaggio di crearle automaticamente. Clicco e mi dice quanti strike vuoi che vengano creati automaticamente e per quante scadenze. Allora, 16 strike sta a significare che creerà 8 strike sopra e 8 strike sotto l'ATM, quindi 8 OTM e 8 ITM per la parte call e per la parte put. 4 per i primi 4 mesi, scadenze mensili, mi raccomando, mensili, non sono incluse le settimanali di scadenza. Facciamo una prova, ad esempio, possiamo lasciare così com'è e diamo ok. Vedete, automaticamente il software ha creato gli strike sulla scadenza febbraio 2013 con 22 giorni a scadenza. 8 col ITM, 8 col OTM, 8 put OTM, OTM e 8 put ITM e sta cominciando ad alimentarsi da solo. Ad esempio, se noi andiamo già su marzo, cambiamo scadenza, vedete il software ha già la particolarità dei 500 punti di incremento, come vi dicevo prima, sulla prima scadenza sono 250 punti, dalla seconda scadenza in avanti quotata sono 500. E qui poi, in base agli altri video, alla guida che volete, potete costruirvi le vostre strategie in opzioni e andare avanti con il vostro lavoro. Quindi abbiamo visto la modalità automatica. Andiamo invece a vedere la modalità di costruire le opzioni manualmente. Possiamo fare genera manualmente. Se è la prima volta che voi create le opzioni, qui non vi apparirà nulla perché chiaramente non avrete ancora scadenze fatte. Se invece come me voi avete già creato di qualcosa, sia manualmente che automaticamente, come scadenze, vi appariranno qui. Noi facciamo una cosa molto semplice, cancelliamo tutto. E cominciamo a vedere quali sono questi campi. I campi sono esattamente quelli che servono per creare a nostra volontà tutte le opzioni. Allora, abbiamo come primo campo la scelta degli strike down e automaticamente la scelta degli strike up. Poi abbiamo la distanza fra gli strike in down e in up, il prezzo sottostante, un offset. Possiamo modificare la volatilità storica, possiamo modificare la dimensione del lotto e anche il point value. E ho uno spunto per rimuovi chain precedente. Allora, cominciamo. Faccio un più con l'aggiunta delle scadenze. E mi va bene. Automaticamente mi propone il software un'anteprima qui sotto, vedete? Io ho dato come prezzo sottostante 17.675. Il software automaticamente lo arrotonda a 17.500. Qui c'è lo scalino tra l'ITM e l'ATM, vedete? Posso aggiungere che nella parte bassa, invece di crearmi 8 strike, me ne crei 10.
quindi me ne aggiunge 2 di più, oppure me ne crei 6, cioè mi basta solo arrivare a 16.250 e basta. Mentre nella parte alta mi va bene 8. Ok? Però possiamo vedere, ad esempio, per alcuni sottostanti che hanno delle particolarità che dopo un tot numero di strike vengono generati strike con un incremento diverso. Ad esempio, possiamo fare che per la parte up l'incremento non sia 250 ma sia 500, vedete? Lui mi fa anche questo, mi crea il discorso dei 500 punti. Però chiaramente c'è un offset, perché vedete, non può esistere lo strike 18.250, 17.5, mi manca il mezzo, mi manca il 17.000, il 18.000, scusate. Quindi qui entra in campo l'offset. Eccolo qua. A cosa serve l'offset? La volatilità storica, sapete già tutti cosa serve, la dimensione del lotto per gli indici è sempre di default 1 e quindi può essere che alcune opzioni sul sottostante abbiano una dimensione diversa da quella che voi volete, potete impostarla manualmente e potete fare la modifica anche del point value per il FIB, per il nostro indice FTSE MIB 2,5 di default sulle opzioni per l'EMIBO. Ritorniamo alle impostazioni generali, 2,50 come era prima e 2,50 facciamo 8 e 8, ok? Se vogliamo una scadenza, quindi ad esempio a febbraio posso fare più, voglio anche aprile, perfetto, posso fare più, non voglio aprile ma io lavoro ad esempio solo su febbraio, marzo e poi non aprile ma voglio andare direttamente alla scadenza di giugno, nessun problema. Apro il calendarietto, vado a giugno e seleziono il terzo venerdì del mese. Lui automaticamente qui mi propone, vedete, op, mi propone febbraio 21 giorni a scadenza, marzo 49, giugno 147. E metto, lascio il flag su rimuovi chain precedente, cioè vuol dire che tutto quello che avevo creato in altre prove, in altre simulazioni, in altre strategie come database di opzioni, mi vengono rimosse, chiaramente su questo sottostante. L'indice FTSE MIB. Do ok e mi viene creata la chain. Eccola qua. Quindi io ho, vedete, febbraio, marzo, e adesso si illuminerà anche lui. Eccolo qua. E giugno. Però in questo modo, facendo la scelta manuale, vedete, abbiamo un piccolo problema, che lui ci ha messo lo strike 2,50 di incremento su tutte le scadenze, a differenza di quando l'avevamo creata prima manualmente. Ecco, per rimuovere questa particolarità vi rimando al video parte 2, dove vedremo come personalizzare l'incremento fra strike. Come ultima particolarità di questo video per la creazione delle chain, vi faccio vedere che c'è l'aggiunta strike, tipo io sono su febbraio, però voglio vedere la quotazione, ho in portafoglio magari in una scadenza trimestrale o semestrale un'opzione DPTM o DOPTM e senza star lì a creare call, put, tutta la scala fino ad arrivare, che ne so, a 10.000, la posso creare facendo così. Faccio aggiungi strike, scrivo 10.000 e do ok. Vedete, su febbraio, perché avevo selezionato la scadenza febbraio, mi comparirà automaticamente la riga con call e put 10.000, perché avevo solo quelli in portafoglio, quindi non è servito creare uno strike, una fila di strike infiniti da 6.000 punti di stacco, ma solo direttamente lo strike. Ok? Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.